Vecchie cose, mia cara Colette, non so se ricordi un verso di Sainte-Beuve che abbiamo letto insieme, che è rimasto impresso nella mia mente. Mi dice tante cose, quel verso, e molto spesso ha dato coraggio al mio povero cuore, soprattutto da qualche tempo in qua. Eccolo, nascere, vivere e morire nella stessa casa. Adesso sono sola, nella casa dove sono nata, dove ho vissuto e dove mi auguro di morire. Certo, non tutti i giorni sono allegri, ma ci vivo bene. Sono circondata dai ricordi. Mio figlio Henri è avvocato, mi viene a trovare 2 volte l'anno. Jeanne sta col marito, nella parte opposta della Francia, e la vado a trovare io ogni autunno. E così sono qui sola, assolutamente sola, ma circondata da quelle cose di famiglia che mi parlano in continuazione dei miei, i morti e i vivi che sono lontani. Non leggo più, sono vecchia, ma penso sempre, o meglio, sogno. Certamente non nella stessa maniera d'un tempo. Ricordi le pazze fantasie, le avventure che immaginavamo nei nostri cervelli di ventenni e quali fantastici orizzonti aprivamo per noi? Non si è avverato niente di tutto ciò, o piuttosto sono successi altri avvenimenti, meno fascinosi, meno poetici, ma bastanti a farci accettare l'esistenza con coraggio. Sai perché siamo tanto frequentemente infelici, noi donne? Perché si insegnano a credere troppo alla felicità quando siamo giovani. Non siamo state educate all'idea di dover combattere, lottare, soffrire. E al primo scontro ci si spezza il cuore. Aspettiamo fiduciose una miriade di avvenimenti lieti, mentre ne accadono soltanto di accettabili, e allora subito si piange. La felicità, quella vera, quella dei nostri sogni, ho imparato a conoscerla. Non consiste nella realizzazione di un avvenimento straordinariamente lieto, perché questi avvenimenti sono tanto rari quanto di breve durata, ma risiede semplicemente nell'infinita attesa di un seguito di gioie che non arriveranno mai. La felicità è l'attesa felice, è un orizzonte di speranze, è quindi un'illusione che si rinnovella sempre. Sì, cara, l'unica cosa buona sono le illusioni, e io continuo a farmene, anche da vecchia come sono, tutti i giorni. È mutato solo l'oggetto di queste illusioni, dato che i miei desideri non sono più gli stessi. Come ti dicevo, passo la maggior parte del tempo a sognare, a fantasticare. Che altro potrei fare? Ho 2 metodi, te li rivelo perché potranno servirti. Il primo è molto semplice. Consiste nel sedermi accanto al fuoco su una poltroncina bassa, morbida, per le mie vecchie ossa e ritornare con la mente a vecchie cose lasciate indietro. Com'è, finisce presto una vita, specie se la si passa tutta nello stesso luogo. Nascere, vivere e morire nella stessa casa. I ricordi si ammassano, si stringono l'uno all'altro. Da vecchi pare che siano trascorsi appena 10 giorni da quando si era giovani. Sì. Tutto è scivolato via come se fosse una giornata. Un mattino, mezzogiorno, sera e poi la notte senza aurora. Il passato rinasce come se fosse ieri, mentre si osserva il fuoco per ore e ore. Non sai mai dove sei. Il sogno ti porta via. Ripercorri tutta l'esistenza. Spesso ho l'illusione di essere tornata bambina,
Tanto forti sono le ventate di passato che mi assalgono, le sensazioni di giovinezza, gli slanci, i palpiti, tutta la linfa dei 18 anni, nitide come nuove realtà, si presentano le visioni delle cose dimenticate. Mi tornano alla memoria soprattutto i ricordi delle passeggiate di quando ero una ragazza. Là, in poltrona, davanti al fuoco, ho ritrovato l'altra sera un tramonto al Mont Saint-Michel e subito dopo una caccia a cavallo nella foresta di Uville con gli odori della sabbia umida e delle foglie colme di rugiada e il calore del sole che si immergeva nell'acqua e l'umido tepore dei suoi raggi nascenti mentre andavo al galoppo nel bosco ceduo. E tutti i miei pensieri di allora, la mia lirica esaltazione davanti agli infiniti orizzonti marinari, il piacere gaio e spensierato di sfiorare i rami, perfino certe minime idee, tutto, i frammenti di fantasticherie, di desideri, di sentimenti. Ogni cosa si è fatta ricordare come se fosse ancora lì, come se non fossero passati 50 anni da allora, anni che hanno gelato il mio sangue e trasformato le mie speranze. Ma l'altro mio sistema per far rivivere il tempo passato è migliore, molto migliore. Saprai, cara Colette, che in casa non si butta via mai niente. Lassù, in solaio, c'è quella stanzona di sgombero che chiamiamo la stanza delle cose vecchie. Lì dentro finisce tutto quello che non serve più. Io ci vado spesso e mi guardo attorno. Allora ritrovo una quantità di vecchi oggetti a cui non pensavo più e che mi fanno tornare in mente tante cose. Non sono quei mobili antichi che conosciamo dall'infanzia, ai quali sono legati ricordi di avvenimenti, di gioie, di dolori, di date della nostra storia che hanno acquistato, mischiati come sono alla nostra vita, una sorta di personalità, una fisionomia, che sono stati i compagni delle nostre ore, liete o tristi, gli unici purtroppo che siamo certi di non perdere, gli unici che non moriranno come gli altri, di cui sono scomparsi per sempre i lineamenti, gli occhi amorevoli, la bocca, la voce. Invece, frugando tra le cose che non uso più, trovo quei vecchi oggettini insignificanti che sono stati vicini a noi per 40 anni senza che ce ne accorgessimo mai e che quando li rivediamo d'improvviso prendono un'importanza, un significato di vecchi testimoni. Mi sembrano come quelle persone che abbiamo conosciuto da sempre, senza che mai si siano rivelate, le quali una sera, per un pretesto insignificante, cominciano a chiacchierare senza fine, a raccontare tutto di loro e tutta la loro vita intima che non sospettavamo minimamente. Fra lievi sobbalzi del cuore, vado dall'uno all'altro e dico a me stessa: guarda, questo l'ho rotto la sera che Paul è partito per Lione. Oppure, questa è la lanternina che la mamma usava la sera d'inverno per andare alla benedizione. Lì, in mezzo, e sono cose insignificanti, cose che vengono dai miei nonni e che quindi nessuna persona oggi viva ha conosciuto, di cui nessuno conosce la storia e avventure, di cui nessuno ricorda più nemmeno i proprietari. Nessuno ha veduto le mani che le hanno adoperate o gli occhi che le hanno guardate. Eppure, queste cose mi danno molto da pensare. Sono come esseri abbandonati che hanno perduto anche i loro ultimi amici. Tu, mia cara Colette, non capirai molto di questi discorsi e sorriderai delle mie sciocchezze, delle mie manie infantili e sentimentali. Sei una parigina e voi parigini non conoscete questa vita interiore, queste intermittenti cantalene del cuore. Voi vivete all'estero con tutti i pensieri al vento e poiché io vivo sola non posso far altro che parlarti di me. Quando mi rispondi, parlami un po' di te, in maniera che possa mettermi al posto tuo, come tu domani potrai metterti al mio. Ma non riuscirai mai a comprendere fino in fondo il senso di quel verso di Sainte-Beuve.
nascere, vivere e morire nella stessa casa. Mille baci, mia vecchia amica.